Allora, ciao ragazzi, eccomi qui. Dunque, sono appena tornata perché ho fatto anche delle commissioni per il mio telefono, ovvero per questo telefono qua, il Huawei PY6, però nulla di fatto, alla fine mi sa che mi ho consumato i giga senza che neanche me ne accorgessi. Comunque, cosa devo dire di bello? Che avete visto le varie... come si chiama? Sì, che mi sono sistemata un po' la camera, ho pulito tutto quanto. Questo è un mini video che criccio perché non so quanto sarà lungo questo video. Comunque la maggior parte del video penso che lo metterò, lo velocizzo. E il resto, vabbè, nulla. Io sono ancora qui che vi sto parlando e ovviamente tra poco stoppo questo video, nel senso che ci salutiamo e ci vedremo in un prossimo nuovo video. Questo non è un video che dice, è un video motivazionale a pulire la mia camera, perché mi sono divertita tanto a pulire la mia camera, sì. E niente, se vedete questo specchio qua, dove, come si dice, dove mi trucco solitamente, qua sulla mia postazione trucco, è perché non sapevo dove mettere questo specchio. Vabbè, lo lascio qua. Comunque niente, era per dirvi che comunque sì, conti, comunque dico, contatemi. cosa stavo dicendo? Sì, che da qui avanti registro non più qui davanti perché non si vede la mazza, ma neanche qui, ma non lo so dove potrò registrare. Comunque, vabbè, ormai vi ho trovato un posto, siete poggiate dove siete poggiate, ovvero siete poggiate, allora, queste non so più neanche dove accendermi, metterli, vabbè, niente da fare, sono manco io come il cazzo, ops, scusate, allora, boh, vabbè, dovrò metterli l'uno sopra l'altro, ma non esiste proprio, boh. Io non so mai dove mettere queste due pochette, tanto che ne ho tantissime, scusate il gioco di parole, ma ci sta, e quindi ogni volta è un casino allucinante. Perdonatemi perché vi ho fatto, come si può dire, sì, vabbè, che vi ho, non dico fatto perdere tempo, ma che altro, più che altro, vedete che se io giro qua, se io sposto questo vasetto dove c'è dentro il portapennelli con i pennelli dentro, appunto, vedete questo. E vabbè ragazze, che vi devo dire, oddio, ma qua rompo tutto. Sì, perché l'anno scorso ho fatto gestire l'armadio e se io non sto attenta come lo tocco, qua scende tutto l'armadio, quindi non mi serve il caso, devo stare attenta. A parte questo video un po' senza senso, ma a me non mi importa, continuerò a fare video senza senso, anche se avranno poche visual, non me ne importa niente, ma è importante che mi diverta fare video, perché mi piace fare video, giustamente. Niente, mi viene da ridere perché oggi ho fatto una bella scorpacciata di risate come non facevo da tempo con mia nonna, ovviamente, quindi vabbè, nulla. Allora sono le, aspettate che mi guardo che ore sono le 2:11 minuti, bene, molto bene, vabbè, niente. E che dire ragazze, il prossimo video farò video tag se riesco, non è detto neanche che riesco a caricarlo subito il video, perché lo vedrete magari a mezzanotte, non lo so, vediamo. E basta, io mi sa che vi saluto perché sono andata appunto al negozio a recarmi dal negozio, come si dice? Sì, al negozio di persona, ovvero sono andata, volevo telefonare ma alla fine non ho telefonato, appunto mi sono recata al negozio dove, sì, insomma, dove il negozio di Vodafone, scusate se parlo un po' confusa, ma capite bene che mia nonna ha messo la televisione a 100 e da quando mia nonna si sente poco e nulla, sento la televisione sottofondo e non riesco a capire bene cosa devo dire, non riesco bene a parlarvi, comunque nulla, la sentite? Quindi è una tragedia, tutte le volte devo, non lo so io, vorrei tanto salire su nell'appartamento di su, perché noi abbiamo una casa a tre piani, no? A tre appartamenti, sì, tre piani, più il terrazzo di su con vista mare, vabbè,
Nulla di che, dettagli. E nell'appartamento di su non c'è nessuno, quindi io vorrei andare su perché almeno non c'è televisione, non c'è nulla di nulla, quindi potrei benissimo fare video. Ma siccome mi piace fare la mia postazione trucco, il mio mondo make-upposo, come lo chiamo io da tempo e tempo, dalla notte che furono, no, dalla notte che dico, dal giorno che furono YouTube e tutto quanto il mio mondo di make-up. Sì, sto facendo un sacco di fesserie, ma ragazze, capite bene che io mi piace molto esprimermi come riesco io a esprimere, senza troppi né se né ma, scialla, essere libera di dire quello che voglio. Anche sono tante strafaccioni, ma almeno riesco a parlare, anche se non credo che mi capirete mai quando parlo, comunque va bene lo stesso, che ve lo dico a fare, è così. Comunque, vi stavo dicendo, mi sto perdendo ultimamente quando faccio video, vabbè, non importa. Vi stavo dicendo che comunque ho deciso che il prossimo video sarà un video tag. Il trucco lo rimando più avanti perché non so quando riuscirò a truccarmi, perché sto facendo più possibilmente respirare la mia pelle, quindi vabbè. Ecco, mi sono recata in un punto vendita di Vodafone, che poi non è Vodafone, ma fa solamente attivazioni di Vodafone. E quindi alla fine, ecco, sentite la televisione, ecco perché non riesco a parlare bene con voi. Comunque, mi sono recata in un punto vendita di Vodafone, centro Vodafone, assistenza di Vodafone, che poi non è assistenza da niente perché appunto attivo la promozione, questo e quell'altro. Ho ricaricato, ma non ho ricaricato una mazza, stavo dicendo altro, ma non volevo, meno male che non l'ho detto, una mazza. Quando carico i Vodafone o mi devo recare in un tabaccaio o alla posta, quindi capite bene il casino che devo fare per ricaricare di credito la mia SIM. A questo punto mi trasferisco a PosteMobile, perché se Vodafone fa veramente pietà, Vodafone non mi piace e mi devo ricaricare su PosteMobile, devo ovviamente andare alla posta e fare PosteMobile e fare la SIM di PosteMobile in modo tale che da PosteMobile posso fare sì che posso far sì che PosteMobile mi dà il credito per poter caricare, sì, caricare internet e stare su internet quanto mi pare mi piace, per questo telefono non lo so, non ho idea di cosa abbia. Comunque, nulla ragazzi, tutto questo tutto ciu, 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 per dirvi che alla fine non ho combinato una mazza e ho consumato un sacco di giga inutilmente senza volerlo. Perché un po' per andare su WhatsApp, un po' per Instagram, un po' per YouTube, quindi bye bye giga, li ho consumati. Insomma, non mi sono resa conto di nulla, chissà perché, boh, non ho idea. Un po' che non funziona questo aggeggio della valora, ovvero questo telefono Huawei PY6. Nada de nada, c'è qualcosa che non mi torna in questo telefono. O è perché, non so, no, caduto non mi è mai, a parte qualche volta che si è scheggiato qua, perché non so dove l'ho poggiato, ma a parte questo, non nel davanti, non nel di dietro, ma nel davanti, e quindi vedete? Non so se si vede, sì, se faccio così si vede che è un po' rigato, ma vabbè, lì lasciamo stare perché sì. È una lunga storia che non voglio stare qua a raccontarvi. Sì, devo dire la verità, mi è caduto e mi è caduto. Cosa volevo dire? Mi è caduto perché sono maldestra, ragazza, che ci devo fare? Comunque, niente, ragazze. E torniamo seri, anche se tanto serio non mi sento perché oggi sono spruzzo allegria a tutti i pori, anche se non sembra, ma è la verità. E niente, allora voglio tornare seria che è meglio perché la risatina non ci sta bene. Anche se bisogna ridere perché già stiamo passando tutti un periodo del cavolo e va bene così a ridere e a sorridere che è meglio di stare tutti imbronciati, perché no? E cosa volevo dire? Allora ho fatto un po' di passeggiatine, sono andata in appunto un po' a farmi una passeggiata, non sono uscita molto, solo per andare a recarmi in un centro Vodafone, che poi sto centro
Vodafone, è un negozio di telefonia, un po' di telecamere, di tutto, per dove vendono un po' di tutto, computer, telefoni, fotocamere, cavalletti, bla 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 bla, bla 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 bla. E ma alla fine il risultato dove sta? Quando vendi una cosa, vabbè, niente. Comunque, niente, ragazze. Io adesso vi saluto perché siamo già a 10 minuti video e oltre 10 minuti. Quindi io vi saluto. Un bacio. Mettete un like, condividete, commentate e se vi va, iscrivetevi se non siete obbligati, ma attivate anche la campanella che è gratuito, quindi iscrivetevi e grazie di avermi ascoltato. Per adesso è tutto. Buona vita a tutte. Ciao, a presto, buona giornata.